grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Il visore guarda dentro! Visto che ho già speso quasi tutta la mia paghetta settimanale, è arrivato il momento di tirare fuori la mia mappa del tesoro! Cosa mappa del tesoro? Vedi, qualche tempo fa la zia mi ha regalato dei soldini, ma poi... Accetta un consiglio, visto che hai le mani bucate, mettili da parte in un posto sicuro. Così sono andata a seppellirli sulla collina e ho disegnato una mappa! È il momento di recuperarli! Vediamo, dovrebbero essere da queste parti. Mi sbaglio? Oh no! Non so più come trovarli, i miei punti di riferimento sono scomparsi. Fammi vedere. Carta straccia, un gatto randagio, una lattina vuota. Erano questi i tuoi punti di riferimento? Certo, ho seppelliti i soldi al centro di quelle tre cose per poterli ritrovare. Sei davvero un impiastro, Nobita, mi lasci senza parole. Ho perso tutti i miei soldi, i miei sudati risparmi, sono rovinato. Devo fare qualcosa. Visore, guarda dentro. È un ciuschi appositamente studiato per la ricerca scientifica. Ti permette di osservare facilmente ciò che dall'esterno non si vede. Ah sì? E come funziona? Guarda, te lo spiego in un attimo. Imposto latitudine e longitudine di un luogo difficilmente accessibile. Per esempio, il fondo dell'oceano. Wow, che forza! È pieno di pesci stranissimi! Proviamo qualcos'altro. Oh, le piramidi! Puoi guardare all'interno di strutture enormi. Wow! Ma anche piccole! Piccole come un alveare! O un apparecchio elettronico! Oh, sono io! Eh già, puoi vedere come sei fatto all'interno? Toglilo, toglilo, mi fa impressione! Se lo usiamo per guardare all'interno della collina... Ho capito! Possiamo cercare i miei soldi da qui! Bravo, hai capito bene! E quello che cos'è? Ups, ho inserito male i dati! È l'interno della Terra! Ecco, quello strato più esterno è la crosta terrestre! Ma la collina dove ho nascosto i soldi non si vede! Non ancora, lo so! Dammi il tempo di attivare lo zoom! Zoomo sempre di più sulla crosta e... Vedi? È la collina dietro la scuola! Avviciniamoci un pochino di più adesso! Mi muoverò lentamente. Tu osserva con attenzione. Ok. Aspetta! Torna leggermente indietro. Fermo! È lui, è il mio salvadanaio! Ottimo, mettiamoci un segnalino. Adesso torna sulla collina e scava sotto la bandiera. Credevo che si potesse prendere da qui. Eh no, questa è solo una proiezione. Vedrai che lo troverai. Dovrebbe essere da queste parti. Oh! Evviva! Eccovi qua, soldini miei adorati. Credevo che non vi avrei mai più rivisto. Li ho ritrovati, Doraemon. Grazie mille. Bene, sono felice per te. Dov'è il visore? L'ho rimesso via, ha già fatto il suo dovere. Ma è così divertente, prestamelo per un po', dai. Non se ne parla, è uno strumento sofisticato per la ricerca scientifica. Non è un giocattolo. Beh, io voglio fare una ricerca per la scuola. Sei sicuro? Imposta latitudine e longitudine. Sì, ho capito. Cosa hai intenzione di studiare? L'interno di un formicaio.
questa non è la casa di Shizuka. C'è un formicaio gigante nel suo giardino. Davvero, davvero? Sì, eccolo qua. Guarda che struttura complessa, molto interessante, vero? Nobita, Doraemon! Io sto uscendo, vado a comprare un'anguria dal fruttivendolo. Va bene? Yam, anguria! Spero soltanto che ne scelga una più buona di quella che ci ha regalato lo zio qualche giorno fa. Già, buccia spessa e polpa farinosa. Purtroppo non puoi saperlo finché non la apri. Mi è venuta un'idea! Che cos'hai in mente? Aspetta e vedrai! Il banco del fruttivendolo! E queste sono le angurie in vendita! Ah, certo, adesso ho capito! Possiamo guardare all'interno delle angurie per capire qual è la più buona! Questa è troppo matura! Questa non è un granché! Troppo pallida! Che ne dici di questa? Sembra perfetta sotto tutti i punti di vista! Ho già l'acquolina! Ci metto una bandierina! Corro a dirlo alla mamma! Sì, va pure, io torno alla mia ricerca! D'accordo, ora vediamo che cosa c'è più in alto! Uffa, che delusione, Shizuka non c'è! Sono uscito a cercarla ma non l'ho trovata! Che cosa stai guardando? Cosa io? Niente, niente! Che posto è quello, Nobita? Una montagna rocciosa! C'è un uomo dentro a quella grotta! Sì, guarda, l'uscita è ostruita! Dobbiamo aiutarlo! Sono le coordinate del monte Roco Roco! Presto, sbrighiamoci! Ecco la bandierina! Signore, come sta? Si sente bene? Dobbiamo portarlo immediatamente in ospedale! Sono contento di averlo salvato! Vedrai che si riprenderà presto! Doraemon, l'anguria! Giusto, corriamo dal fruttivendolo! Salve, posso aiutarla? Sono in dubbio, non so proprio quale scegliere. Mamma! Oh, Nobita, Doraemon! Siamo ancora in tempo! Mamma, l'anguria più buona è quella con la bandierina rosa! Questa? Sì, sì, esatto! Oh, non sembra male! Questa è perfetta, vado a pagare! Come quella? Come dolce! Mamma, è squisita! Però, di un po', come hai fatto a capire che questa era l'anguria migliore? Con il vecchio trucco dei colpetti sulla buccia, molto semplice! Sei sempre la più in gamba, mamma! Nobita il buon gustaio! E poi ha fatto un capitombolo! Che succede laggiù? Pronti, camera, motore! 3, 2, 1, azione! Buongiorno dall'allegro buon gustaio! Sono davanti a un famoso ristorante dove la gente fa sempre la fila per entrare! Un giornalista gastronomico! Che bontà! Ramen di prima qualità in un brodino saporitissimo! Guardate, è una delizia anche per gli occhi! Questo sì che è un piatto perfetto, cari telespettatori! Mi piacerebbe diventare un giornalista gastronomico! Ma come mai? Perché potrei fare grandi scorpacciate di piatti deliziosi tutti i giorni! Lascia perdere, non fa per te! Per fare quel mestiere occorre un palato sopraffino come il mio! E io invece ti dico che basta farlo! Suneo è sempre il solito. Lo sai che si diverte a punzecchiarti. Non dargli ascolto, anzi, prendi questa. La videocamera gastronomica. Cosa, videocamera gastronomica? Sì, devi solo accenderla. E chiunque verrà inquadrato avrà voglia di cucinare qualcosa per te. Ma è fantastico! Come la mettiamo? Ho appena trovato questo nella tasca dei tuoi pantaloni. Sì, ecco, posso spiegarti. Questo è il momento perfetto.
Sai, secondo me la specialità della mamma sono i pancake. Nobita avrebbe tanta voglia di mangiarne un po'. Ah, certo, vado subito a prepararle. Ecco te. Bene, Nobita, il tuo programma gastronomico può cominciare. Ciao a tutti, io faccio merenda. Nobita, è un programma gastronomico, non puoi mangiare e basta, devi dire qualcosa. Ah, certo, hai ragione. Questi pancake li ha preparati la mamma. Prova a descriverne il sapore, su. Il sapore? Beh, è molto buono. E insomma, Nobita, impegnati un po', sii più specifico. Allora, vediamo, più specifico. Hanno proprio il sapore dei pancake. D'accordo, in fondo è solo la prima volta. Stop, fine della trasmissione. Allora? Ah, è stato divertentissimo. E non hai ancora visto tutto. C'è un'altra funzione che ti piacerà. Se premi questo pulsante... Ehi, sono io. Sì, puoi trasmettere il tuo programma in TV. Così lo vedranno tutti. Hanno proprio il sapore di pancake. Bene, bene, vediamo. Oh, che idea! Giriamo qui! Che cosa? Scherzi, a casa di estranei? Camera, motore, azione! Salve, signora! Nobita il buongustaio è qui per vederla! Che emozione! Un giornalista gastronomico a casa mia! Prego, entrate, accomodatevi! Hai visto? È stato facile, no? Non posso crederci! La mia specialità, stufato con patate. Che buon profumino! Avanti, di qualcosa! Beh, c'è poca carne, forse è meglio chiamare il piatto patate con stufato. Beh, passiamo al sapore, dai, com'è il sapore? Oh, sì, il sapore. Vediamo. Le patate sono squisite, salate e aromatizzate alla perfezione, oserei dire. Quanto al sapore della carne... Com'è? Com'è? Beh, è veramente impressionante! Che cosa? Oh, insomma, Nobita! Forse non mi sono spiegato bene, volevo dire che è imbarazzante, ecco sì, insomma, che fa impressione per quanto... Basta, Nobita, sei un impiastro! Maleducati, fuori da casa mia! Povero me, non sta andando per niente bene. Ehi, Nobita, è vero che conduci un programma di gastronomia? Sì, è vero. Venite a casa mia per un servizio sulla nostra cucina raffinata? Cosa? Dici sul serio? Andiamo, andiamo, sì! Salve, sono Nobita il buongustaio. Siamo in diretta dalla casa della famiglia Onikawa. Prego, entrate, accomodatevi. Grazie, grazie, permesso. Prima di tutto, date un'occhiata alla cucina. Lineare e funzionale ed è stata importata interamente dalla Francia. Da questa parte, prego. Qui abbiamo una scorta di ingredienti tutti di prima qualità e prodotti provenienti da ogni angolo del mondo. Come questi pregiatissimi tartufi, caviale freschissimo, un prelibato foie gras. Non è stato facile decidere cosa preparare, ma alla fine ho scelto di deliziarvi con... Allora, come sono? Come sono questi nuovi noodles istantanei ai gamberetti? Caspita, sono spaziali! Che buoni, non vedo l'ora di assaggiarli! Ma questo è un affronto! Tra tutto quello che potevi assaggiare, proprio questi! Ramen istantaneo! Vi stavo preparando un piatto molto più raffinato! Stai diventando sempre più bravo! Ci sto prendendo gusto, adesso dove Nobita? Andiamo? Ti ho visto in televisione! Ah sì, mi fa piacere! Devi farmi un grande favore! Un grande favore? Non dirmi che vuole! Grande, il suo stufato! Eccoci, questo ristorante è di un amico di mio padre. Ha fatto tantissimi sacrifici per aprirlo, però purtroppo la clientela scarseggia e di questo passo sarà costretto a chiudere. Ottima iniziativa, Gian. Le imprese locali vanno sostenute. Tranquillo, ci pensiamo noi a fare un po' di pubblicità a questo ristorante, dico bene? Certo, lascia fare a noi. È un locale trasandato, non trovi? È vero, ma lo sai, a volte l'apparenza inganna. Ecco a te. Bel piatto e che profumo! Coraggio, di qualcosa, Nobita, dici che cosa ne pensi? Terribile!
capite? Cosa dici? Come ti permetti? Scusa, è che... Visto? Lo sapevo. Ma apprezzo molto la sincerità, ragazzi. Ho un'idea! Posso offrirvi una bella fetta di torta per rifarvi la bocca, che ne dite? Non me la cavo male con i dolci. Lo spero bene. Su, mangia! È meravigliosa! Sorprendente nella sua semplicità, cremosa, vellutata! La freschezza della panna e delle fragole si sposa alla perfezione con questo soffice pan di Spagna! È una gioia per il palato, non ne potrete più fare a meno! Bravo, Nobita, bravo! Sei stato fenomenale! Sembra squisita! Voglio una fetta! Andiamo, andiamo! Trasformare il ristorante in una pasticceria è stata una grande idea! Uno alla volta, prego! Che delizia! Il compleanno di Gian! Bene, forse quest'anno riesco a scamparla! Mentre stavo per addentare il dorayaki! Nobita! Da questa parte, sono qui! Ciao, sono io! Ma che cos'hai? Ma che ti prende? Io e Shizuka stavamo... Non gridare, non ricordi che giorno è oggi, eh? Sì, è il 15 giugno, e allora? Infatti, qual è il problema? Dai, è possibile che non vi ricordiate che oggi Gian... Gian che cosa? Oh, poveri noi, ora ricordo! Si può sapere di cosa... Oggi è il compleanno di Gian! Come ho fatto a scordarlo? È terribile! Che cosa faccio? Che cosa posso fare? Che faccio? Nobita, basta! Agli ordini! Lo so che è scortese non andare alla sua festa di compleanno, ma ogni volta che apre i nostri regali va su tutte le furie! Già, e si mangia da solo tutta la torta! E ci costringe ad ascoltare le sue orribili canzoni! È per questo che l'anno scorso ho finto un raffreddore pur di non andare alla sua festa! Non sei stato l'unico! Io gli ho detto che avevo un matrimonio! Io invece che avevo una visita dal dentista! Non possiamo farlo di nuovo! Allora, prima che possa invitarci alla sua festa, corriamo a nasconderci! Oh no! Arriva Gian! Che è questo? Ho trovato! Non so più che fare, Doraemon! In negozio c'è un topo e ogni volta che provo a catturarlo lui scappa! Capisco il tuo problema! Sì, immaginavo! Non avresti un ciuschi che gli impedisca di correre via? Certo che ce l'ho! Ecco a te! Lo stopper! Devi soltanto puntarlo verso l'obiettivo e premere il pulsante! Lo bloccherà lì sul posto! Ah, è perfetto, grazie! Doraemon! Ciao, Nobita! Oh no, povero me, me ne ero dimenticato! Scappiamo presto! Vai, compiti! Che succede? No, non muovo più le gambe! Sono bloccato sul posto, Doraemon! Non capisco proprio cosa! Oh, invece sì! È l'effetto dello stopper! E cosa sarebbe? Un ciuschi che ti immobilizza! L'ho appena dato in prestito a Gian! Che cosa? Ma come ti è saltato in mente? Scusa, mi ha convinto con l'inganno! Bene, adesso potete muovervi! Stavate uscendo di corsa per venire alla mia festa di compleanno, immagino. Sì, sì, certo, è ovvio. Che coincidenza, eh? Cosa? Siete tutti qui per festeggiare il compleanno di Gian? Sì, signora. Che buoni amici siete. Entrate, ragazzi, accomodatevi. Forza, entrate, entrate. Alla mia! Alla tua! Ah, che bella festa, vero? Mi sto proprio divertendo! E ora sono pronta a scartare i regali che mi avete portato! Ecco, sai, il fatto è che... Facci picchia, l'ho dimenticato a casa! Il mio arriva dalla Francia, purtroppo la spedizione è un po' in ritardo! E io te l'avrei dato domani! D'accordo, aspetterò! Certo non è carino andare a una festa a mani vuote! Comunque è ora di rallegrare questo party! E non c'è niente di meglio che un po' di musica, perciò canterò per voi. Pat,
ragazzo. Sì, lo so, sono un ragazzo. Già lo so, mi stupirò. Sì, ho l'impressione che non vi stiate divertendo. No, 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 come ti viene in mente? Questa festa è uno spasso, davvero. Ah, sì, beh, a me sembra che vorreste essere ovunque tranne che qui. No, no, Gian, ti sbagli. Siamo felici di essere qui. Se la mia festa è così poco importante per voi, meglio che ve ne andiate. No! Doraemon! Doraemon! Eppure mi era sembrato che qualcuno mi stesse chiamando. Doraemon! Doraemon, qui! Doraemon! Quello è Gian! Eccomi, che ti succede? Purtroppo non riesco a dormire. E ti sembra un buon motivo per venire a svegliare me? Senti, secondo te come mai mi evitano sempre tutti? È presto detto, Gian, perché sei egoista, irascibile, prepotente, arrogante! Lo so! So di avere un caratteraccio, solo che non riesco proprio a cambiare! Ma una volta, almeno per una volta, vorrei che il mio compleanno fosse un'occasione speciale per tutti! Oh, vediamo! Il porta pazienza! Tieni, soffiaci dentro ogni volta che ti sentirai nervoso. Ti aiuterà a tornare calmo. Ti ringrazio, ma ormai è tardi. Il mio compleanno è già passato. Beh, basterà tornare indietro nel tempo con il mio ritorno indietro. Tre. Siamo appena tornati indietro di 3 giorni. Perciò comportati bene fino al tuo compleanno. D'accordo. Sono 2 giorni che Gian è calmo e di buon umore. L'ho notato, è impressionante, mi sembra quasi un'altra persona. Però per me c'è sotto qualcosa. Sì, è strano, c'è da aver paura. Ela, bella giornata, vero? Oh no, c'è già. Facciamoci vedere. Nascondiamoci. In 2 giorni l'hai riempito così tanto? Sì, e adesso che cosa faccio? Se continui a usarlo finirà per esplodere. Non hai scelta, dovrai controllarti da solo. Calmo, calmo, devo restare calmo. Bravo, Gian. Allora è vero che sei così calmo? Non è così che doveva andare! È più forte di te, eh? Gian è molto tranquillo ultimamente, hai notato? Sì! Non ci siamo! Devi essere più spontaneo! Così? No! Com'è difficile! Sorridi!